state facendo per il 25esimo anniversario di sacerdozio del nostro Don Claudio, parlo un po' di queste comunità, di quei numeri. Prepariamoci ad ascoltare la parola di Dio e a riflettere su un aspetto della vita del sacerdote, come ci indica la Chiesa. Ci riconosciamo peccatori e invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio di prendere da voi, fratelli e sorelle, che ho peccato in pensieri, parole, opere e funzioni, per mia grandissima colpa, se subito la beata sempre Vergine Maria, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio.
Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio. Dopo molto tempo, Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi, abitava infatti nella regione del Negev. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo: «Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?» Il servo rispose: «È il mio padrone». Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara, si prese in moglie Rebecca e la amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Chi può narrare le prodezze del Signore, far risuonare tutta la sua lode? Rendete grazie al Signore perché è buono. Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. Rendete grazie al Signore perché è buono. Visitami con la tua salvezza, perché io vivo il bene dei tuoi eletti. Gioisca della gioia del tuo popolo, mi vanti della tua eredità. Rendete grazie al Signore. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Segui». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici.
Io sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Saluto cordiale a tutti voi, fedeli di queste due comunità di Trevico e di Flumeri, affidate al ministero pastorale di Don Claudio. Sono molto contento di essere in mezzo a voi e di essere venuto qui, in questo bel luogo di Trevico, il comune più alto della Campania, e vi confesso che ho avvertito subito la differenza dall'Afa, dai paesi di cui provengo, perché qui si respira aria buona e fresca. Ho accettato l'invito che Don Claudio mi ha rivolto e volentieri, come amico, ho accettato questo invito per pregare il Signore per lui nei 25 anni del suo ministero sacerdotale. Saluto lui e insieme con lui i fratelli sacerdoti che concelebrano questa Eucaristia, Padre Massimiliano, Don Gerardo e Don Antonio, dei quali mi onoro di essere amico. E prima della mia riflessione, della mia omelia, penso che la predica più convincente sia proprio la loro fraternità sacerdotale. Bravo, mi fa piacere. Gli applausi non sarebbero consentiti in chiesa, ma questo applauso fa bene, perché significa che siete anche voi particolarmente sensibili al valore della fraternità sacerdotale che essi esprimono, e avete fatto bene ad applaudire, perché fa bene a loro sapere che il popolo di Dio apprezza, stima questo valore della fraternità sacerdotale. Gli fa bene, così si incoraggia e continuano in questo cammino. E Don Claudio, nella sua saggezza, ha voluto affidare ogni giorno di questo cammino fino al 6 luglio, data del suo anniversario, a un aspetto della vita del prete, del sacerdote. Ma tutto parte da questa parola di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo secondo Matteo. La parola è seguimi, è la parola che Gesù rivolge a Matteo seduto al banco delle imposte, ma è la parola che rivolge a ciascuno di noi e in particolare a coloro che egli chiama a seguirlo più da vicino, cioè i sacerdoti. All'inizio e all'inizio della vocazione di Don Claudio c'è questa parola del Signore: seguimi, seguimi, vieni e seguimi. E da 25 anni Don Claudio segue il Signore come, anzitutto, come suo discepolo credente in lui, e poi come suo ministro, come uno che ha avuto un incarico, gli è stata affidata una missione. E qual è questa missione? Il tema assegnato stasera viene dalla Chiesa, dal Concilio, da quel grande evento di 60 anni fa in cui la Chiesa si radunò tutti i vescovi col Papa per riflettere anche sulla vita e il ministero dei presbiteri, dei sacerdoti. E questo documento dice che il sacerdote, soprattutto il parroco, i parroci, sono due cose. Io mi fermerò brevemente su queste due cose. Sono guide del popolo di Dio in cammino.
e sono educatori, guide e educatori del popolo di Dio. Sono guide. Che significa che il parroco è guida? Significa appunto che il Signore ha voluto costituire un popolo. Non ci ha chiamati, non ci ha salvati individualmente, senza nessun legame tra noi, ma ci ha chiamati come popolo. Noi siamo il popolo di Dio in cammino. Com'è bella quella canzone che anima le nostre assemblee, il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida. Noi siamo il popolo di Dio in cammino, la Chiesa è il popolo pellegrino, il popolo in cammino verso la città futura, verso i cieli nuovi, le terre nuove che il Signore prepara per noi. Un popolo in cammino. Noi siamo pellegrini, siamo forestieri sulla terra, ma siamo in cammino e il Signore ha voluto costituirci come popolo. E in questo popolo non è un'anarchia, una confusione, va bene, ognuno va per conto suo, ma ha bisogno di punti di riferimento, di guide che indichino il cammino. Sappiamo oggi purtroppo come soprattutto i giovani non hanno punti di riferimento. Qualcuno ha detto che la nostra società è una società senza padri e senza maestri. Sì, ce ne sono tanti che si erigono a modelli, a maestri, ma in realtà fanno i loro interessi, si servono di noi, si servono dei giovani, soprattutto come consumatori, come produttori di quelli che vengono, delle cose che vengono offerte, ma noi non abbiamo punti di riferimento, senza padri né maestri. Sì, è vero, il sacerdote, il parroco, è anche colui che accompagna, è l'amico, è il fratello. In queste poche ore, visto qui a Treigo da stamattina, io ho visto Don Claudio molto amico della gente, chiamava questo, quello salutava, poi soprattutto nei piccoli paesi come il vostro, il parroco ha una familiarità con tutti quanti, vi conosce. Conosce vita, morte e miracoli di ciascuno. Credo che nei vostri paesi non regni quella brutta bestia che si chiama anonimato. Cosa vuol dire l'anonimato? Che non ci si conosce. Nelle grandi città c'è l'anonimato. Due o tre che stanno sullo stesso pianerottolo del grande palazzo non si conoscono nemmeno. Non si saluta, l'uno ignora l'altro. Sì, si dice per via della privacy, la privacy, ma la privacy molto spesso si riduce appunto anonimato, rapporti freddi, anonimi. Qui non è possibile da voi. Certo, c'è anche il rovescio della medaglia, non so se conviene che poi tutti si conoscono per bene, uno conosce tutto di tutti. E quindi è facile che ci siano pure mormorazioni. Noi a Napoli li chiamiamo ingiusi, ingiusi, le mormorazioni, è il contrario dell'anonimato, ma forse sono meglio gli ingiusi che non l'anonimato, perché almeno ci si conosce. Allora se qualcuno sta in difficoltà, un altro può aiutarlo, piuttosto che non conoscersi. Perché sto dicendo questo? Perché il parroco è bene che sia un amico, è bene che sia un fratello, ma non bisogna mai perdere di vista che il parroco non è un compagnone, ma è una guida. Bisogna avere sempre la coscienza che il vescovo vi ha mandato una guida, c'è una guida in mezzo a voi, il pastore, il prete, il parroco, diciamo con un linguaggio un po' più tecnico, è assimilato a Cristo, capo e pastore.
Cristo ha amato i suoi, ma non ha detto io sono vostro compagnone, trattatevi come si è. Io sono il Signore. Ricordate nella lavanda dei piedi, Avete capito quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Signore e Maestro e dite bene, perché io lo sono. Io sono il Signore e il Maestro. Gesù non nega la sua identità. Così il parroco è capo. Non dobbiamo ricordare di questa parola. È capo, è pastore. Lamentatevi quando il parroco non fa il capo, non fa il pastore. Cioè non guida, diventereste come pecore sbandate. Ricordate quando Gesù ha compassione del popolo perché vede la gente come pecore senza pastore. È bene che ci sia un pastore. Oggi però essere guide, essere capi, essere pastori non è facile. E perché non è facile? Perché in mezzo a noi c'è un forte individualismo. Cosa voglio dire? Ognuno per sé, ognuno per conto suo. Siamo frammentati, dispersi. C'è bisogno di qualcuno che faccia unità, che metta insieme, che non permetta che prevalga l'individualismo. Ognuno di noi vuole pensare secondo la sua testa, e fa bene, perché è giusto pensare con la propria testa, sia chiaro, però non è brutto che poi siamo sparpagliati, non ci sia unità, non ci sia unità. Noi siamo pellegrini in cammino. Essere guide oggi significa essere guide in un mondo, ha detto in una bella meditazione un vescovo ucciso in altre terre, Monsignor Padovani, siamo guide di pellegrini in un mondo di turisti. Cosa vuol dire? Guardate, noi camminiamo, e tutti camminiamo, però c'è modo e modo di camminare. I nomadi pure camminano, però non si sa dove vanno, così vanno. Camminano e basta, camminano per camminare, senza una meta, senza un obiettivo. Pure i turisti camminano. Voi d'estate vi riempite di persone che vengono qui per fuggire il caldo, è perché qui si sta freschi. O i turisti che vanno a visitare i luoghi di cultura, i luoghi storici. Ma il turista cosa fa? Pensateci bene, non è di quel posto, cammina sì, ma vede, osserva, consuma Coca-Cola, poi getta la lattina, poi a un certo punto se ne va. Va, vede e se ne va. Il turista. Siamo in un mondo di turisti dove sembra che noi camminiamo, vediamo, ma senza una meta. Qual è la differenza dei pellegrini? I pellegrini, a differenza dei nomadi e dei turisti, i pellegrini, chi fa un pellegrinaggio, so che qualche volta Don Gerardo, Don Claudio vi porta a San Gerardo, a Montevergine. Chi è il pellegrino? Chi cammina, si mette in viaggio, però sa dove va, c'ha una meta, c'ha una direzione, cammina e camminano tutti insieme. Non è facile oggi essere guida. Un grande pastore dei nostri tempi, il compianto Cardinale Martini, arcivescovo di Milano, diceva che noi oggi, i preti, i vescovi, siamo come guide nel deserto. Anche il caro Don Claudio, ricordando i suoi 25 anni e poi la sua esperienza di parroco, può dire di essere una guida, sì, una guida, ma nel deserto. Ricordate il popolo nel deserto, Israele nel deserto. Chi è la guida del popolo nel deserto? Come si chiama? Vi ricordate la grande figura di Mosè che ha fatto uscire il popolo dall'Egitto, ma ci vuole tempo per arrivare alla terra promessa.
e il popolo cammina nel deserto. Mosè è guida del popolo nel deserto. Oggi soprattutto i sacerdoti, i parroci sono come guide nel deserto. Voglio dire nel deserto che si è usciti da una situazione dove si sapeva cosa fare, come prendere i giovani, come fare la pastorale, come fare catechesi, si sapeva, da secoli facevamo così. Adesso siamo in un tempo che io definisco di transizione, un'epoca di passaggio, durerà parecchio ancora quest'epoca di passaggio, e i preti sono destinati a essere guide nel deserto, a condurre il loro popolo nel deserto, perché la terra promessa è ancora lontana. Nel deserto ci sono le mormorazioni del popolo di Dio. Ricordate, Israele mormora contro Mosè quante volte? Perché ci ha fatto uscire dall'Egitto? Noi stavamo bene in Egitto. Ma stavate bene in Egitto? Eravate schiavi in Egitto. Sì, eravamo schiavi, ma almeno mangiavamo. Lo stomaco stava assicuro. Tu ci hai portato in questo deserto dove facciamo la fame, facciamo la sete. Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto? A Napoli si dice la fobena, eh? Le mormorazioni contro Mosè, e Mosè se la prende con il Signore. Il Signore, ma mica l'ho partorito io questo popolo, eh? Tu mi hai detto di andare a liberare il popolo dall'Egitto, ma questo mormora contro di me, contro di te. Chi è guida nel deserto è mediatore. La parola mediatore significa, come dice la parola, mediatore, sta in mezzo, e chi sta in mezzo prende le botte dall'una e dall'altra parte. L'ho sperimentata anche voi, penso, nelle famiglie, la mamma molto spesso, la figura mediatrice per eccellenza è la mamma, no? Che deve stare tra il marito, il padre e i figli. E allora deve, le prende dall'una e dall'altra, salvo poi il marito o lei, che in genere fa così, no? Non so se hai capito pure a voi, quando il figlio non si comporta bene lui dice a lei: figlia ti ha fatto questo, come figlia a te. Quando però il figlio si comporta bene, figlio, figlio, ha fatto così, è la natura umana. È così, ecco, essere mediatori, intercessori, cioè stare in mezzo tra Dio e il popolo. Il mediatore Mosè cosa fa? Porta a Dio la voce del popolo, le sue ansie, le sue speranze, le sue sofferenze, e porta al popolo, a Israele, porta la voce di Dio. Sta in mezzo, povero Mosè. Io credo che i parroci oggi, caro Don Claudio, Don Gerardo, Padre Massimiliano, in parte anche Padre Antonio, perché prima o poi lo sarà, dovranno veramente essere come Mosè, prendere Mosè come modello, come guida nel deserto. Ma povero Mosè, sapete come va a finire con Mosè, che ha fatto tutto quello che ha fatto. Liberato il popolo dall'Egitto, si è presa le mormorazioni del popolo, eccetera, eccetera. Beh, alla fine il Signore, come prende, dice: vedi, la vedi la terra promessa, sta là, ma tu non c'entrerai. Hai capito? Povero Mosè, che alla fine deve anche pagare il prezzo di quello che appunto è dal monte Nebo, da lontano, e gli vede tutta la terra, e lui non entrerà in questa terra. Caro Don Claudio, non ti fusciare, non entrerai nella terra, come Mosè, cioè nel senso che non vedrai i risultati del tuo impegno, della tua fatica e così via. Come lo dico ai genitori, come lo dico a tutti quelli che hanno una forma di responsabilità nella vita. Quasi mai chi semina
è anche colui che raccoglie. Noi raccogliamo il frutto di chi ha seminato prima di noi. Speriamo che altri raccoglieranno il frutto di quello che noi avremo seminato. Guide, ma guide nel deserto. Capi, pastori, ma come guide nel deserto. E l'altra parola di stasera è che il parroco, i parroci, sono educatori, devono educare il popolo di Dio. Che parola difficile, educare, educare. Non ho tempo, ma non la finirei più a parlare della sfida di oggi, che è una sfida educativa, una vera emergenza. Altro che il coronavirus, altro che la pandemia, o al mio paese, altro che emergenza ambientale o dei rifiuti, emergenza educativa, la sfida educativa è la sfida delle sfide, al primo posto. Educare si deve, ma si può educare, è possibile educare oggi, sia chiaro. L'educazione è stata sempre difficile, è un'arte. Io non esito a dire, se mi venisse chiesto, se qualcuno di voi mi chiedesse, secondo te qual è il mestiere più difficile del mondo? Io non avrei dubbi. I genitori. I genitori. Non sai come prendere i figli, soprattutto figli adolescenti, ragazzi, giovanissimi. Se li prendi in un modo, e quelli sembra che poi se la prendano e chissà che fanno. Se invece li lascia andare, diciamo, beh, lasciamo stare, gettiamo la spugna, non ci interessiamo più, dove vogliono andare vanno, e poi che strada prenderanno? Com'è difficile educare. Ma intanto si può, non c'è un altro modo che quel bambino che è nato a quattro zampe, il marmocchio che è nato, possa col tempo diventare un uomo maturo, una donna matura. Non c'è altro modo. Solo l'educazione può far sì che un bambino possa diventare una persona adulta e responsabile. E quello che è difficile è che non c'è un libretto delle istruzioni. Quando uno prende la lavatrice o il frigorifero o altri mezzi così, in genere esce il libretto, il foglio, si dice questo si usa così, dovete usarlo in questo modo, e uno segue le istruzioni per l'uso, perfino nei medicinali, è vero? Nel medicinale escono quei foglietti dentro, mi pare che si chiamano i bugiardini, e la parola è proprio indicata, bugiardini, perché quel foglietto che dice, ci dice tutti i pericoli, ci dice sì come prendere quel medicinale, la posologia, quante volte al giorno, ma ci dice pure gli effetti collaterali, e quelli non finiscono mai. Se voi leggete bene, allora dice questo farmaco, questa medicina può portare questi disturbi, 1, 2, 3, ci arriva fino a 40. Una volta, non li ho letto più, io non leggo più i bugiardini dai farmaci, e perché? Una volta mi capitò che tra tutti gli effetti collaterali, i pericoli, alla fine si diceva pure questo farmaco in alcuni casi può procurare pure la morte. Te saluto, quindi togliamo di mezzo e non lo leggiamo più. Per educare non c'è il bugiardino, non c'è il libretto delle istruzioni. Ricordo bene un bel film tanti anni fa, sentite, in cui un padre era proprio disperato, un padre che aveva un figlio di 14-15 anni, non sapeva come prenderlo, non sapeva come prenderlo. Dice, a un certo momento sbotta e dice così: ma perché quando nascono i figli non ci sono pure le istruzioni per l'uso? A dire, cioè come bisogna crescerli. Uno legge le istruzioni e è così, è infallibile, non ci stanno le istruzioni. L'educazione è un'arte. San Giovanni Bosco, che se ne intendeva, diceva che è una cosa del cuore educare. Ricordatevi, diceva
San Giovanni Bosco, che l'educazione è una cosa del cuore e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna se Dio non ce ne insegna l'arte e non ce ne mette in mano le chiavi. Bene, il prete, il parroco, Don Claudio, è educatore del suo popolo, ma per educare significa dire anche dei no. Un genitore, un padre e una madre che dicesse sempre sì ai figli, della papà, dopo che è il dolore, dopo che sta, sempre sì, sempre sì, sempre sì. Educare significa anche, per il bene della persona, voi lo sapete meglio di me, bisogna dire pure il no. Dicevano i vecchi antichi ai miei, alle mie zone, penso che pure qui, i figli si accarezzano in do suono, nel sonno. E forse esageravano un po' i nostri vecchi, perché una carezza ogni tanto non sarebbe stata male. Ma a me pare che oggi siano troppe carezze. I no non li vuole dire più nessuno. Dire no significa essere impopolare. Noi vogliamo sempre gli applausi. Vogliamo sempre che pure i genitori vogliono gli applausi dai figli. Vogliono sembrare sempre carini, sempre buoni, papi, mammi, Se dicono no, poi sono impopolari e non hanno più gli applausi e diventano i sindacalisti dei figli, richiamo. Cosa voglio dire i sindacalisti dei figli? Danno sempre ragione ai figli. Se vedete i docenti nelle scuole, non so da voi qui, dalle nostre parti ci sono degli insegnanti che sono ormai depressi, che quando vanno a scuola l'hanno ammazzata un frutto, ma l'hanno fatta a distanza, va bene. Quando vanno in classe dice che Dio me la mandi buona, perché non solo devono combattere con gli alunni, ma devono combattere pure con i genitori. Una volta, quando ero piccolo, eppure voi, quando un figlio non si comportava bene a scuola, non studiava e così via, e la mamma andava a parlare con l'insegnante, l'insegnante davanti alla madre diceva la verità: signor, con suo figlio non studia. La madre, su, chi è? Beh, così, dice, o riesta dai alla casa, Oggi no. Se un insegnante, qui ce ne sono presenti, se un insegnante dice a un genitore, una madre, dice: signor, vostro figlio non studia, non va bene. Professoressa, siete voi che non siete bravi, e mio figlio è bravo, siete voi che non lo capite bene, quello è un genio, hai capito? Un insegnante, la prima volta che fa così, o la seconda volta che fa così, e non lo farà più, e come non porta a me? Tieniti tuo figlio genio, e poi vedrai come andrà a finire. E i genitori diventano i sindacalisti dei figli, cioè stanno sempre lì a difendere i loro figli come se i loro figli fossero i campioni, mentre invece forse dire no. Siamo una società, dice Bauman, è un sociologo, dice una società della gratificazione istantanea. Spiego cosa vuol dire. Siamo una società che vuole tutto e subito, adesso. Una volta si diceva: fai sacrifici oggi perché poi un domani, e quali sacrifici? Io voglio adesso la mia gratificazione, adesso io voglio essere soddisfatto. In futuro, poi chissà se vediamo, voglio farlo adesso. La società della gratificazione istantanea, adesso è la vita, adesso. Anni fa la Telecom, credo che fosse, ci ha fatto la testa così in uno spot pubblicitario con questa parola inglese: life is now. In inglese significa, qui imparate per l'inglese, oggi c'è un dialetto trevicano, sì? Facete pure un dialetto, però imparate per l'inglese, perché oggi chi non conosce l'inglese non va lontano. Life is now, la vita è adesso, la vita è ora, non domani, non tra un anno, non fra 10 anni, adesso. Life is now. Se le cose stanno così, allora è chiaro
che se io cerco il consenso immediato, se io voglio l'applauso, se io non dico mai no per far crescere quella persona, e allora non educhiamo, non educhiamo. Anche noi preti, anche tu caro Claudio, possiamo essere tentati da questa gratificazione istantanea. Anche noi possiamo essere una chiesa, preti, vescovi, che per quieto vivere cerchiamo il consenso facile, cerchiamo il favore degli uomini, cerchiamo di accaparrarci tutti quanti, di essere accondiscendenti, di dare sempre ciò che la gente chiede. E chi me lo fa fare? E chi vuoi prendere una malattia, un mio fegato? Cioè, a conviene a tutto quanto. Voi siete bravi, per carità, penso che Don Claudio non debba avere questi problemi. Ma Dio non educa così. Dio educa il suo popolo. È il titolo di una bella lettera pastorale sempre del Cardinale Martini. Dio educa il suo popolo. C'ha una sua pedagogia. Dio è un grande maestro, un grande pedagogo. Ed educa il suo popolo con pazienza, correggendolo, anche affrontando il fallimento, gradualmente, poco alla volta, e ce ne vuole che ce ne vuole, perché il popolo, noi, no, è un, dice la Bibbia, è un popolo dalla dura cervice, devo tradurre, dalla capa tosta, popolo dalla dura cervice, e che ce ne vuole? Voi siete una bella comunità, ma quanta fatica per suscitare la fede in un popolo, quanta fatica per suscitare delle collaborazioni attive, intelligenti, quanta fatica per educare una chiesa a uscire dalle mura del tempio, a diventare una comunità missionaria, quanta fatica, ci vuole molta pazienza. Una volta nei paesi c'era la statua ai soldati morti in guerra, mi ricordo si diceva al milite ignoto. Io in ogni paese metterei una bella statua al parroco ignoto. Quanta fatica, il fegato salta, se si vuole educare il popolo come Dio educa. Soprattutto ci vuole la passione educativa. È quello che auguro a Don Claudio, perché è quello che noto come vescovo veramente carente nei preti di oggi. La passione! Fate che si la tenga la passione, altro che ce n'è pure da vendere, ma la passione, lo zero, una volta si diceva lo zero delle anime, lasciamo stare lo zero, diciamo l'entusiasmo, la passione, il crederci, Alcune volte mi sembra di fronte a certe persone, anche sacerdoti, così. In inglese si chiama il burnout, si può tradurre. Significa essere vuoti, svuotati dentro, senza passione, senza voglia. Si è già scocciati, si continua a fare, si continua a dire le messe, fare i sacramenti e così via, ma senza mordente, senza passione, svuotati. Uno scrittore che sui giovani tempo fa scrisse un libro, io lessi 2 o 3 pagine, poi lo chiuse subito perché rischiavo la depressione, dal titolo sui giovani, gli sdraiati. Voi immaginate, il luogo più pericoloso della nostra casa è il divano. L'ha detto pure il Papa ai giovani, non siate giovani da divano. Cosa vuol dire? Cioè giovani, così, sdraiati. A Napoli c'è il dialetto, posso parlare, io vengo da Napoli, il dialetto napoletano è uno dei più, non è dialetto, era una lingua, ed è una delle lingue più pittoresche di tutto il mondo. Sdraiati, sapete come si dice il napoletano? Ittato, chi sta ittato, sta sul divano, sta, e a Izzata colpa sul divano, mi sfastidio, e che già fa? Una volta c'era un amico tempo fa che disse, andò, stamattina mi agizzate la muletta, ma mi sfastidio pure mi sfastidio.
ecco, mi scoccia, ecco, e tanto, gli sdraiati, senza entusiasmo, senza voglia, depressi. Gli antichi padri del deserto, Massimiliano, correggimi se sbaglio, dicevano che era il demone di mezzogiorno. Sapete qual è il demone di mezzogiorno? La cia, uno dei sette vizi capitali, a mio parere il più attuale dei vizi capitali, la cia. La cia significa che uno è svuotato, non c'ha più motivazione per vivere, per darsi da fare. Perciò lo chiamavano il demone di mezzogiorno. Bucca altre amico, non tenete proprio pericolo lo demone di mezzogiorno, perché il demone di mezzogiorno è quel sole cocente, asfissiante. Pensate, e dove voglio 15 agosto? Tutti così. Ecco il demone di mezzogiorno, la zia. Quello che auguro a Claudio di non essere mai un accidioso, di avere sé, non essere un prete, un padre accidioso, di avere la passione educativa, che significa simpatia, compassione, tenerezza, accoglienza, autorevolezza. L'educatore deve avere una sua autorevolezza, perché deve essere modello, guida, deve saper dire anche no. Ma se devo dire la virtù principale del educatore parroco, non ho dubbi. Qual è? La pazienza. E che pazienza che ci vuole. Noi oggi siamo un po' troppo impulsivi, perdiamo spesso la pazienza. Pazienza non significa rassegnazione, pazienza, rassegnato, no! Pazio in latino, resiste, la capacità di resistere, di andare avanti nonostante tutto. Lo diceva un grande pastore, un po' non proprio compreso, molto incompreso nei decenni scorsi, ma cardinale Siri, era arcivescovo di Genova. Allora diceva: il vescovo, ma si può tranquillamente applicare pure ai sacerdoti e pure a Don Claudio, diciamo il parroco, deve avere cinque virtù. Cinque. Prima virtù, la pazienza. La seconda virtù, la pazienza. La terza virtù, la pazienza. La quarta virtù, la pazienza. E sentite l'ultima. La quinta virtù, la pazienza con chi ci dice di avere pazienza. Avere pazienza. Chiedo al Signore per Don Claudio che lo conservi nella fedeltà, come indica il nostro grande, grande, grande Sant'Alfonso. Io sono devotissimo di Sant'Alfonso, patrono della mia diocesi, ed è un grande, un gigante, di tutti i grandi Sant'Alfonso. Ebbene, Sant'Alfonso diceva che bisogna chiedere, un prete deve chiedere al Signore due grazie, perché ci sono due grazie e devono andare insieme. La prima grazia è la grazia della chiamata, seguimi. La grazia della vocazione, e lui la vota. La seconda però la deve chiedere bene, perché è la grazia della perseveranza nella vocazione. Beh, aver raggiunto 25 anni fa ben sperare, significa che è stato perseverante per 25 anni. E ce l'ho, ce vuole, ce ne vuole. Ma non è finito, gli auguriamo almeno altri 25 anni di perseveranza, la grazia della perseveranza. E amate il vostro parroco. Ognuno di noi ha un po' i suoi difetti e i suoi pregi, nessuno è perfetto. Amare, io so che voi gli volete bene, voi gli volete bene, come lui vuole bene a voi, e godetevi il vostro stile, quest'aria fresca. Dice che c'entra l'aria fresca, c'entra l'aria fresca, perché è molto importante, e soprattutto che il Signore attraverso la sua guida guidi anche voi al suo regno. Ad molto salus, caro. Eccellenza, faccio i sentimenti delle due comunità e
per la bella testimonianza di sacerdote, di vescovo, ma direi di cristiano, che lei ha voluto donarci questa sera. E mi sono sentito anche toccare il mio cuore, perché la figliolanza ti porta poi ad ascoltare, a vedere e lasciarsi anche toccare. Bene, lei ha toccato il mio cuore stasera, Eccellenza, lo dico con sincerità e lo dico anche con trasparenza, perché le parole vere, autentiche, sincere arrivano al cuore. Grazie, grazie per tutto ciò che ha detto a me, alla comunità. Grazie per essere qui con noi, con me in modo particolare, in questo avvicinarmi al 25° di sacerdozio. Ha detto all'inizio dell'omelia una parola bellissima, Eccellenza, all'amico Claudio. E proprio questo ci salva, l'amicizia. Quell'amicizia dei discepoli, degli apostoli con Gesù. Questa sera posso dirne con sincerità, io ho vissuto, ma sono convinto anche tutti i miei confratelli e le due comunità di Friuli Trivigo, abbiamo vissuto questa bella amicizia. Grazie, Eccellenza. Eccellenza, ho chiesto a Don Massimiliano di far così, organizzare, preparare in Turchia una croce pettorale personalizzata. L'ho messo pure là in croce, però è riuscito. Allora, nel consegnarla a lei, Eccellenza, a nome delle comunità, ogni qualvolta che la indosserà, ricordatevi di noi nella preghiera, ricordateci a Dio, perché possiamo mettere in pratica quelle 5 parole: pazienza, 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 e la quinta abbiamo tutte memorizzate. Tutti, eh? È personalizzata perché dietro c'è il mio stemma episcopale. Se avesse la catenina me la metterei subito. Ma non c'è. Grazie, grazie. Per me questa croce ha un doppio significato. Quello dell'affetto, mi ricorderò di Don Claudio e di tutti voi e del suo 25° di sacerdozio. Mi, tra l'altro, mi piace, è una croce fiorita, pasquale, la croce gloriosa. Ma c'è un secondo significato che mi preme ribadire, e tu ricorderai che, perché tu, si dice a Napoli, un file italiano ci c'è un mocca, e quando siete venuti alla serra hai un po' anticipato questa cosa nella foto e mi hai detto una cosa che stasera non hai detto, e cioè che è vero che hai chiesto a Padre Massimiliano in Turchia, ma se ricordo bene è fatta da famiglia armena. Io ho una grande stima, un grande amore per il popolo armeno, perché c'è una grande storia e una grande cultura, perciò accetto volentieri, con affetto, e quando la porterò, porterò un pezzo del popolo armeno, se non ti offendo, oltre a te, ecco, ricordo pure il popolo che sta dietro questa croce. Comunque grazie.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.